Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Jersey History. E come l'altra volta rimaniamo in una maglia piuttosto recente. L'altra volta è stata la Away della stagione 2011-2012. Quest'anno sì, buonanotte. In questo video andiamo con la Home dell'anno dopo, quindi 2012-2013. Perché vi faccio vedere questa maglia? Allora, intanto questa, ricordiamo, è una ristampa ufficiale, cioè è prodotto ufficiale Juventus, qua c'è il logo Juve e tutto, ma è una ristampa, quindi non c'è il logo Nike, che l'Adidas non le fa queste stampe qua, le fa la Nike con le sue squadre, come vedete prodotto ufficiale Juve, come potete vedere. Allora, particolarità di questa maglia la vedete subito. Allora, intanto la maglia è di Andreone, maestro. Allora, maglia semplice, righe bianco e nere, forse bella anche per questo, proprio perché la sua semplicità. C'è poco da dire di questa maglia, se non una cosa, questa e questa. Prima volta con le tre stelle e prima volta e scrittura 30 sul campo. Le stelle in realtà nella maglia da gioco non c'erano, perché Agnelli decise di mettere soltanto 30 sul campo, togliendo anche le due stelle, mettendo praticamente lo stemma così, con scritto solo 30 sul campo. E alla fine la Juve mise in vendita, appunto, per chi voleva, la possibilità di comprarsi le stelline da attaccare sopra. Io, ovviamente, essendo una stampa, le stelline sono attaccate, però la volevo la terza, e la terza me la sono fatta mettere da un sarto, praticamente, nel senso che è stampata su, perché volevo che fosse più conforme, più possibile all'originale in vendita, ovviamente, però. E niente ragazzi, a me è piaciuta, a me questa maglia qua è stata, secondo me, bellissima. Cioè, infatti la Nike non la cambiò per un po' di anni, infatti quella con cui andiamo a Berlino non è questa, ma è molto molto simile. E ripeto, a me è piaciuta tantissimo questa maglia. E spero che piaccia anche a voi. Il gol più bello che ho visto questa maglia qua è il gol di Pirlo col Brescia, che è una roba fantastica, fantastica, fantastica. Anche se quello che mi ha fatto più godere è Giaccherini al 94esimo contro il Catania, che ci ha dato alla fine il campionato. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento ai prossimi video del canale. Ciao a tutti!